Da un piccolo borgo della Val di Chiana all'Orchestra Giovanile di Roma, passando per la Fiction Rai che ha avuto un grande successo, Doc, nelle tue mani, con Luca Argentero. Martina, oggi 21enne, risiede con la sua famiglia nella Val di Chiana Aretina ed è una giovane musicista. La sua passione per il flauto traverso è partita quando frequentava la scuola elementare di Cigiano, frazione del comune di Civitella in Val di Chiana, grazie ad un progetto ideato dalla Proloquo in collaborazione con la banda del paese. Ho iniziato a suonare già da piccolissima, infatti andavo proprio in prima elementare e ho iniziato nella scuola di banda di Cigiano. E ho iniziato in realtà con il flauto dolce, poi piano piano ho iniziato a prendere in mano appunto anche lo strumento del flauto traverso. Passione è nata proprio iniziando a vedere i primi concerti che facevano le bande nei paesi, così quindi una passione che è nata proprio grazie alla banda. Da lì la passione, lo studio e il sacrificio suo e della sua famiglia l'hanno portata a suonare per un anno nell'Orchestra Giovanile di Roma e poi appunto nella Fiction Doc. Proprio l'anno scorso ho avuto l'opportunità appunto di suonare in questa orchestra e abbiamo fatto diversi concerti e in più abbiamo registrato proprio per la serie Doc Nelle tue mani. È stata un'esperienza molto bella, molto emozionante e ringrazio appunto per questa opportunità. Il sogno di Martina oggi è quello di entrare in una grande orchestra e fare della musica la sua professione. Sì, certo, proprio il mio sogno è quello di entrare in orchestra e poter suonare, quindi fare della mia passione il lavoro, insomma. E, certo, lo studio è ancora tanto, però si cerca, insomma, di conciliare un po' il tutto. Ogni tanto sei anche con gli sbandati di Cigiano, anche perché insomma le bande di paese sono veramente le prime palestre, no? Per chi poi vuole fare la tua professione. Sì, certo. È sempre un grande piacere tornare a suonare appunto proprio dove si è iniziato, quindi sono comunque belle emozioni.